tappa per Terre di Canossa, edizione 2014, gara di regolarità classica riservata a vetture storiche dal 1927 al 1976, che vede la presenza di ben 80 equipaggi provenienti da tutto il mondo per prendere parte al prestigioso evento. Questa edizione vede impegnati ben 3 giorni gli equipaggi in uno straordinario viaggio tra l'Emilia e la Versilia lungo le millenarie strade di Matilde di Canossa, regina d'Italia nel XII secolo, attraverso città d'arte, passi di montagna e borghi marinari. Dopo la partenza, questa mattina da Forte dei Marmi, la manifestazione ha raggiunto la città di Lucca, che ha visto sfilare nel centro storico, sotto lo sguardo incuriosito di cittadini e turisti, il corteo di auto storiche sulle mura urbane per omaggiarne i 500 anni e nelle piazze San Michele e Napoleone. Ideatrice e organizzatrice di questo suggestivo Gran Premio, riconosciuto grande evento dalla CSI, patrocinato dal Senato della Repubblica e secondo solo alle Mille Miglia per spettacolarità e prestigio degli equipaggi sfidanti, è la Scuderia Tricolore. Delle cose mamma dice non ti preoccupare, delle cose perché tutte quante le piccole cose andranno bene. Siamo qua con Luigi Orlandini della Scuderia Tricolore di Reggio Emilia, anche organizzatore dell'evento. Sì, esattamente, vedete qua tante auto molto belle che arrivano un po' da tutto il mondo e siamo qui a questo direi ormai consueto appuntamento con la città di Lucca, che ci ospita sempre con grande accoglienza e con le sue bellezze incredibili. E siamo alla 4ª edizione, mi sembra che comunque ci sia una buona partecipazione anche quest'anno. Sì, è cresciuto ovviamente, è un progetto che è nato 4 anni fa e che adesso è diventato certamente uno dei punti di riferimento in Europa per i grandi collezionisti che arrivano veramente da tutto il mondo e qui in particolare hanno la fortuna di poter ammirare una delle città più belle d'Italia con questa bella piazza Napoleone, con la chiesa di San Michele, con le antiche mura. Insomma, credo che sia una bellissima opportunità per tutti per farsi conoscere e per conoscere l'Italia e i nostri territori. Che spengano le stelle della notte, il cielo senza stelle è una vita senza sogni, la vita senza sogni è una mappa senza nonna, fannarti non morir di pena, questo è il momento in cui entri nell'arena, dal principio alla fine sarà sempre una salita, stringi denti e grida perché questa è la tua vita, non ti preoccupare delle cose, Marley dice non ti preoccupare delle cose, perché tutte quante le piccole cose andranno bene, ti riusciranno bene, yeah, yeah, a micro wow. Siamo qui con il vincitore della scorsa edizione del Terre di Canossa. Buongiorno, sono Andrea Vesco, navigo pilota, il mio caro amico Andrea Guarini, siamo con la nostra Fiat 514 in Mille Miglia, elaborata Siata del 1930, ce la stiamo mettendo tutta, dopo la prima tappa siamo in testa, speriamo di bissare il successo dello scorso anno, il tempo sta reggendo, la città ci ha ospitato egregiamente, quindi per ora siamo molto contenti. C'è qualche sfidante che temete in particolare? Ma sicuramente sì, alla fine della prima tappa eravamo abbastanza vicini, soprattutto nei primi 3 equipaggi. Ce la battagliamo su ogni prova e speriamo di avere la meglio anche al termine di questa giornata e anche domani al termine della gara. Siamo qui con l'equipaggio del Museo Storico dell'Alfa Romeo. Salve, niente, abbiamo 2 vetture qui a questa manifestazione, siamo arrivati a Lucca, abbiamo la 1500 SS e la 1750 Gran Sport Zagato, che è la macchina che è qui dietro di noi. Tutti gli anni questa gara passa per Lucca, tutti gli anni veniamo volentieri sempre a fare il controllo orario qui in questa bella città. Quindi avete partecipato anche alle edizioni precedenti? Sì, questa è già la 3ª edizione che come museo partecipiamo a questa gara. Qui a Terre di Canossa con il vincitore delle Mille Miglia.
Sì, una gara assolutamente interessante, piacevole sotto ogni aspetto. A differenza delle normali gare di auto classiche, di auto storiche, che sono principalmente basate sulla parte sportiva, qui devo dire che c'è un mix assolutamente straordinario ed unico anche di parte turistica e enogastronomica, e sono questi gli asset vincenti che portano qui a questo evento tantissimi stranieri con auto meravigliose, proprio perché vengono attratti da questa grande italianità di questo evento. Non ultimo lo chef stellato che con 2 stelle Michelin prepara delizie assolutamente straordinarie, accompagnati da vini tipici italiani incantevoli. Questi sono punti di forza che questo evento ha nelle sue corde, assolutamente vincenti. Ma è la prima volta a questo evento oppure aveva già partecipato? Ho personalmente partecipato a tutti gli eventi del Gran Premio Terre di Canossa proprio perché è un grandissimo piacere presenziare. Non è meno importante la parte sportiva, non vorrei che questo concetto venisse scordato, perché vi sono ben 75 prove cronometrate, quindi un ottimo allenamento e un'ottima parte sportiva. Però c'è anche tutto il resto che fa veramente la differenza e che rende questa gara unica, atipica rispetto a questo panorama così sportivo e la rende così, così affascinante, così interessante. Non ho perso le edizioni precedenti e se il buon Dio mi manterrà questa buona salute non perderò neanche le prossime future. Siamo qui con i rappresentanti del Club Robico a Terre di Canossa con il maggior numero di team. Sì, siamo in rappresentanza noi due, che siamo io il presidente del club e lui il direttore della squadra da corse, ma abbiamo 6 equipaggi partecipanti quest'anno, oltretutto con velleità di vittoria a questa stupenda manifestazione. Siamo anche il club che ha sempre partecipato a tutte e 4 le edizioni del Terre di Canossa, questo per dire l'attenzione e la grande affezione che abbiamo nei confronti di questa manifestazione. Ieri sera siamo già stati premiati per questa affezione, il nostro team di Barcella Ghidotti ha vinto il trofeo Eberhard per le gare, per le prove del tratto di Canossa, che è proprio il tratto dei castelli di Canossa. Hanno vinto loro con un eccezionale risultato, i terzi siamo ancora noi, quindi stiamo andando bene, noi siamo molto contenti. Speriamo di avere un risultato finale positivo, in quanto abbiamo i nostri 2 equipaggi, sono al secondo e al terzo posto in questo momento. Questo per la parte sportiva, ovviamente il direttore sportivo doveva fare presente questo, io che faccio più la parte turistica voglio dire che questa manifestazione è sempre eccezionale dal punto di vista dei luoghi che visitiamo. Arrivati a Lucca, in centro, più di tanto non potevamo pretendere, adesso andiamo a Pisa, siamo stati a Forte dei Marmi, Lido di Camaiore, cioè posti veramente eccezionali. Arriviamo dalla pianura padana e arriviamo qua, capite che qualche cosa di piacevole lo vediamo indipendentemente dalla gara e da tutto il resto. Al Terre di Canossa anche partecipanti che vengono dal Giappone. Ecco, sì, siamo venuti dal Giappone per divertire questo paese bello. Paese bello. Siamo qui a Terre di Canossa con Peter Straub, uno dei maggiori collezionisti di Maserati al mondo. Sì, adesso siamo qui a Lucca con la mia Mistral Spider del 67, è una 3 litri 700. È la 4ª volta che partecipo a questo evento, che è sempre stupenda, anche con questo tempo, in fine di primavera, in un bellissimo paese. Sì, ma è un modo anche un po' per apprezzare il paesaggio italiano, diciamo. Adesso siamo arrivati da Camaiore fino a Lucca, era bellissimo con questo verde di fine primavera, come ho detto. Siamo qui a Terre di Canossa con il senatore Berselli. È la 3ª edizione a cui partecipo, è sempre più bella questa manifestazione, poi si passa per Lucca che è una città straordinaria, merita la partecipazione non fosse altro perché si viene a Lucca, bellissima, poi abbiamo Pisa, abbiamo la Versilia, abbiamo anche un po' di Emilia, quindi è una manifestazione magnifica, è la 3ª edizione, verrò anche l'anno prossimo.
La manifestazione è poi proseguita con il corteo che ha raggiunto la città di Pisa, Torre del Lago, Puccini ed infine Pietrasanta, meta finale della tappa, città d'arte che ha omaggiato gli equipaggi con il permesso di una sfilata e controllo timbro in Piazza del Duomo. Hong Kong, Kadanta, H. Chacona, H.